Oggi andiamo a mangiare nel ristorante stellato più vecchio d'Italia. La clinica gastronomica di Arnaldo. Aperto nel 1936 e ha preso la prima stella nel 1959. Menù degustazione 65 euro. Arrivati con i carrelli e tutti gli antipasti, abbiamo preso antipasti misti. Non ha senso questo posto. Arrivati i cappelletti in brodo. È una piattata intera, cioè non è una degustazione. Pasta fatta a mano dalle nonne. Dico solo questo. Lasagna con la spugnola. Questo cavallo di battaglia del ristorante. Non ho parole, la besciamella è assurda. Maiale al barolo, maiale al latte. È arrivato un po' di cibo. Secondi, arrosti e bolliti. Con tutte le salsettine e abbinamenti vari. Cotechino con fagioli e cotiche. Spazzacamino. Per digerire. Adesso è arrivato il turno del carrellino dei dolci. C'è anche qui l'imbrazzo della scelta fra zucco cotto, zuppa inglese, torta di riso, cream caramel. Abbiamo optato per una degustazione mista e i dolci sono tutti buoni ovviamente. Si chiude questo pranzo con un vino invecchiato 20 anni, è stato incredibile. Conto finale 70 euro e super approvato.